Buonasera a Riccardo Frattini, avvocato e scrittore. Un'occasione per chiedere quale sia così l'onda, la cultura del diritto che è quella dei media. A che cosa fanno riferimento oggi quando si riferiscono al diritto? Come potrei chiedere a un filosofo a quale filosofia fanno riferimento in generale i filosofi oggi e quindi la stampa a quale filosofia è interessata. Ecco, quando la stampa si interessa al diritto, senza entrare nello specifico, no, dei vostri studi, che cos'è che interessa? A che cosa fanno riferimento? Grazie a te, Riccardo, prego. Buonasera, buonasera a tutti. Beh, allora, io vedo che sostanzialmente i media si occupano di due questioni fondamentali negli ultimi anni. Allora, intanto la questione che è più di attualità e che interessa di più è quella collegata alla politica, quindi diritto costituzionale. Lineamenti, basi del diritto costituzionale, perché quando nasce un problema di crisi di governo, di rapporti tra governo e Parlamento, Presidente della Repubblica, io vedo molti articoli anche di costituzionalisti famosi che spiegano in modo molto divulgativo, quindi in modo tecnico, però comunque insomma con precisione, qual è il diritto costituzionale, quindi gli articoli della Costituzione che si applicano per spiegare le varie problematiche giuridiche. Io vedo molto anche, non li seguo moltissimo, vedo molto anche nei dibattiti televisivi che vengono invitati molti costituzionalisti. Tra l'altro, molti costituzionalisti o esperti di diritto pubblico sono anche dei politici. Io ricordo, per esempio, la mia professoressa di diritto costituzionale all'Università di Ferrara è stata Lorenza Carlassare. Non so se hai presente, era stata una dei candidati alla presidenza della Repubblica da parte dei 5 Stelle. Lei è una studiosa del diritto che viene dall'Università di Padova e è stata molto intervistata negli ultimi anni proprio per questioni inerenti la formazione del governo, i rapporti tra il governo e il Parlamento, che poteri ha il Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera. Quindi questa è la questione fondamentale che interessa i media oggi. E comunque è una questione interessante, perché pone comunque tutta una serie di aspetti che intanto non tutti conoscono e poi ha un carattere comunque anche di dibattito che comunque ha un suo aspetto di interesse, perché ovviamente poi la dottrina non è sempre univoca, quindi ci possono essere delle teorie anche contrastanti, insomma, no? Ecco. L'altra grande questione che interessa la stampa dal punto di vista giuridico è quello della riforma della giustizia. Si parla da anni di riforma della giustizia, soprattutto in Italia, quindi i processi che sono troppo lenti e non riusciamo a snellire, a smaltire, diciamo, l'arretrato. E quindi si va a discutere su cosa si può fare per riformare il sistema giustizia in Italia. E questo è un aspetto molto più tecnico dell'altro che riguarda soprattutto la procedura, quindi la procedura civile e la procedura penale. Questi sono i due temi che più vengono discussi. E quindi è chiaro che per fare questa riforma bisogna ben intendere
che cos'è che ha reso così pachidermica, così lenta la processualità in Italia? Perché altrimenti come intervenire? Cioè, solo diventa un tamponamento? Quali sono le idee che più aleggiano intorno a questo? Cioè, perché si può addebitare tutto allo spirito burocratico, abbiamo capito tutto, non abbiamo capito niente, e va avanti questa riforma che non si farà mai, non lo so, mi pongo da molte in Allora, no, questioni. no, la questione è interessante. Ci sono due tesi fondamentali, la tesi degli avvocati e la tesi dei magistrati. Ovviamente, per questioni politiche, la tesi dei magistrati ha molto più peso della tesi degli avvocati. Okay? Perché noi avvocati, pur essendo sempre numerosi in ambito politico, non riusciamo mai a fare massa critica e avere un peso quanto hanno invece i magistrati. Okay? Questo è un dato di fatto. Allora, i magistrati dicono che la crisi della giustizia è colpa degli avvocati. Semplicemente, molto semplicemente. Perché hanno tattiche dilatorie, ok? Perché si fanno pagare in base alla durata di un processo, quindi più il processo dura, più l'avvocato guadagna, mentre noi magistrati saremmo tutti molto solerti e veloci se non ci fossero delle lungaggini dovute al diritto di difesa. Tanto da arrivare a sostenere da parte di qualcuno che il diritto di difesa, che è un diritto garantito dalla Costituzione, sarebbe quasi un impedimento, sarebbe quasi un impedimento, perché il giudice senza avvocato lavorerebbe meglio. Questo è un po' il succo del discorso. E viceversa, gli avvocati, ma ripeto, hanno molto meno peso politico, dicono che il problema risiede fondamentalmente nella magistratura, perché ci sono soprattutto delle sacche in Italia dove si lavora male e si lavora meno, fondamentalmente. Questo è un dato di fatto. Per cui è una questione aperta. I magistrati tendenzialmente che cosa propongono? Di togliere a loro carico di lavoro. Per cui si tende a introdurre delle forme, diciamo, di risoluzione delle controversie che non sono giudiziali, tipo la media conciliazione, per esempio, no? Che in molte materie è diventata obbligatoria, per esempio nel processo civile, dove c'è un mediatore professionista, che può essere un avvocato o un ex giudice o un commercialista, comunque può essere anche però un ingegnere, può essere anche un consulente tecnico, che tenta una mediazione prima e al di fuori del tribunale. Questa è la strada che ultimamente si sta seguendo in Italia. Sì. E Quindi non arrivare neanche in tribunale, fermare la questione prima. sì, e sembrerebbe che potesse risolversi quasi da come lo dici, come un problema d'organico, tipo raddoppiamo i magistrati, ce l'abbiamo fatta. Questa sarebbe la soluzione che auspicano gli avvocati. Il problema è una carenza di organico non solo dei magistrati, ma anche dei cancellieri. Che buona parte del lavoro poi la fanno i cancellieri. Adesso, con l'introduzione di un processo di tipo telematico, dove noi avvocati non andiamo più fisicamente in cancelleria, ma tutta la documentazione si scambia telematicamente, in teoria il compito delle cancellerie si sarebbe dovuto snellire di molto. In realtà i tempi non si sono accorciati. E qui sì, probabilmente entra in gioco la burocrazia. C'è qualcosa che non è perfettamente chiaro in questo meccanismo. Però se io non devo andare in tribunale a rompere le scatole, perché per loro è una rottura di scatole, non gli faccio perdere tempo,
non hanno attività di sportello, ma basta semplicemente aprire delle PEC e controllare quello che c'è scritto, in teoria i tempi si dovrebbero almeno ridurre in maniera considerevole, cosa che non è. Comunque allora si dice, se noi aumentiamo il numero dei magistrati e il numero dei cancellieri, risolviamo in buona parte il problema. Per i cancellieri è stato fatto qualcosa, sono stati fatti i concorsi. Il problema sono i concorsi pubblici, perché si accede sempre tramite concorso pubblico, è un problema di risorse, ovviamente, che è un costo in più per lo Stato. E prima dicevi una cosa curiosa, che c'è chi sostiene nell'ambito giuridico, cioè all'estremo porterebbe a ritenere che sia quasi un intralcio il diritto di difesa. Però una delle cose che emerge negli ultimi processi politici e relativi anche a tutta questa conflittualità intra magistratura oggi, che si stanno indirizzando in quella direzione, cioè è affrettatissima la parte lasciata, vengono abbreviati i testimoni, le testimonianze, gli interventi degli avvocati di difesa, cioè il processo sta scivolando per quella china che tra l'altro non è favorevole al diritto, alla sua, certo, alla sua natura. Sì, sì. Questo è un problema, da noi questo è un problema, cioè qui abbiamo una questione fondamentale, che da noi è l'obbligatorietà dell'azione penale, no? Quindi il pubblico ministero, che è un soggetto diverso dal giudice, perché il giudice è colui che giudica e il pubblico ministero è colui che porta avanti l'accusa e la porta avanti per conto dello Stato, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Questo comporta un carico di lavoro notevolissimo per i tribunali, ok? Quindi come snellire? Bisogna accorciare in qualche modo i tempi della giustizia. Per questo dico, molto spesso l'avvocato è visto come un intralcio, soprattutto da parte non tanto dei magistrati, ma dei pubblici ministeri, perché il pubblico ministero, che è la nostra controparte, okay, in un processo che fosse pienamente di tipo accusatorio, quindi da una parte l'accusa, dall'altra la difesa con pieni poteri, ok? E chiaramente meno influenza e meno peso ha l'avvocato, meglio riesce a giocare le proprie carte e quindi ad esercitare l'azione penale. Il pubblico ministero mira alla condanna. Allora, una provocazione intorno a questo dibattito. Come era una norma costituzionale con la Repubblica di Weimar, che permetteva in quella situazione di dare pieni poteri al presidente, guarda caso è proprio per quella norma che si è infilato Hitler. Quindi raggiunge al potere, il potere legalmente, non lo tiene per un colpo di Stato, ma poi diventa dittatoriale sfruttando proprio quella norma. Allora, non è che, per me non è che, cioè, poco la domanda, non è che si è visto, no, il rischio è già stato valicato, è già in pratica, ma diciamo, non è che ci si infilano in modo particolare chi vuole regolare giuridicamente un problema politico e solamente politico. Faccio l'esempio, perché sembra che non sono molto chiaro lì. E Berlusconi a suo tempo non è stato fatto fuori politicamente, è stato fatto fuori con i processi, con le accuse. Okay? Mi ricorda, senza fare paragoni tra l'uno e l'altro, ma la modalità è stata impiegata negli Stati Uniti a suo tempo per fare fuori i grandi mafiosi. Non riuscivano a incastrarli, li hanno incastrati con la finanza in quel caso. E quindi con tutt'altri capi di imputazione. Questo modo permette di attaccare, cioè chi è attaccato politicamente laddove il diritto di difesa sarà sempre esercitato di meno per fare
per sbrigare meglio diventa un massacro. Cioè, diventa facilissimo sfruttare una porta aperta che non è, come dire, una porta di diritto. Recentemente, altra questione, recentemente, no, il più grosso attacco che è stato fatto negli Stati Uniti tra l'uno e l'altro, tra il presidente uscente, più o meno uscente, e il presidente più o meno entrante, è stato un attacco della Nancy Pelosi, psichiatrico, e ha definito instabile, quindi anche lì sembra di essere in Russia. Lì. Non è che viene fatto fuori perché politicamente non più valido, no, viene fatto fuori perché psichiatricamente non è sano mentalmente. È stato fatto fuori così un presidente in Tunisia, quello prima di Ben Ali. Bourguiba, se non era. La mia domanda è quella: non è che è anche già scrutata questa modalità che mi permette, cioè, mi permette degli abusi enormi, questo, insomma. Sì, il pericolo c'è. Poi diciamo che fortunatamente in Italia c'è ancora, qui è un po' un paradosso di fatto, perché le due figure, quella del pubblico ministero e del magistrato giudicante, sono veramente distinte nel processo. Cioè, non sempre, quindi non è detto che la proposta del PM, del pubblico ministero, venga accolta poi dal giudice, pur essendo due colleghi che hanno la stessa carriera professionale, perché non c'è una netta separazione, e questo è stato un cavallo di battaglia, per esempio, di Berlusconi, no? La netta separazione delle carriere, quindi il PM si avvia su un percorso e farà solo quello nella sua vita, il giudice si avvia su un altro percorso e farà solo quello, senza che ci siano salti e intromissioni da una parte e dall'altra. Questo sarebbe auspicabile, per esempio. E, dicevo, il giudice. E il magistrato giudicante fa il magistrato giudicante ancora fortunatamente in Italia. E per cui questo è una garanzia. Io ho ancora fiducia nella magistratura. E il pericolo, adesso non per citare sempre Berlusconi, però è stato il caso più eclatante degli ultimi anni, insomma. Il pericolo viene da certi PM che se sono politicizzati rischiano veramente di interferire nella vita politica nazionale. Mi ricordo un avviso di garanzia che è stato notificato a Berlusconi quando c'era un G8, mi sembra se non sbaglio, qualche anno fa, proprio con una forma eclatante di manifestazione quasi di onnipotenza, insomma, ecco. Per fortuna poi il pubblico ministero deve andare davanti a un giudice con l'avvocato difensore dall'altra parte e non è detto che l'abbia sempre vinta lui. Ecco questo. Però c'è un po' la tendenza da parte, diciamo, della magistratura di coprire certi vuoti politici. E secondo me i vuoti politici derivano da una crisi anche della politica, perché non ci sono più i partiti di una volta, non ci sono più le ideologie di una volta, ok? C'è un vuoto, forse anche di personalità, forse anche di personalità. Cioè noi, non so chi sia questi noi, io colgo che, in questo caso per essere breve, che il panorama è cambiato nel modo in cui l'annuncia il principe Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, dove Don Fabrizio dice: noi eravamo i Gattopardi, dopo di noi verranno le Iene e i Sciacalletti. Allora, lo dico. È anche facile dire: beh, adesso siamo governati dalle Iene, siamo governati dai Sciacalletti, ma è un lamento più che occidentale ormai. Cioè, non è che sono di grandi geni nemmeno i presidenti. No,
eccetera, eccetera. Però un attimo, però non è che sia semplicemente per il cultura, gli si dà del cameriere come se fosse un'offesa, intanto è un'offesa per chi lavora, ma che sia ridotto, tra virgolette, a cameriere Di Maio, no? Sì, un attimo, ma il presidente del Consiglio è un avvocato, appunto, no? Renzi, che io non sono né un coltivatore, né un estimatore dell'uno, né un estimatore dell'altro, ma Renzi che viene banalizzato con immagini dove assomiglia al comico inglese e ci assomiglia per davvero, ho capito, ma c'ha in tasca una laurea in giurisprudenza, non ha fatto come Conte e non c'è riuscito, ma è uscito con 109 su 110, insomma vuol dire che li ha fatti anche bene questi studi. E però non corrisponde a una statura, non lo so, non corrisponde a una, non so, alla forza che avevano altri, che, cioè, come dire, cioè, non ci sono più da copardi come Moro, capito? Non lo so perché, non lo so neanche perché, anche quella sarebbe una questione da dibattere, no? Cioè, com'è che è stata spazzata via una certa intelligenza rispetto a quello che è venuto dopo? Non so rispondere. Ti pongo una questione ancora rispetto a questi ultimi dettagli. Sì, che cos'è? No, allora, se posso dire che la legalità, non so se era anche la legittimità, beh, forse anche, la legalità e la legittimità dell'addio di Hitler, non mi scuso per questi esempi così forti che poi parlo di cose che non sono post-nazismo, ma permettetemi di intendere, è entrato per una porta legale, legale. Allora, rimane anche per capirmi, c'è una porta legale per la quale sono entrati un certo tipo di magistratura che oggi sembra solo clientelismo? No, perché non è un clientelismo come un altro, è un clientelismo di una sponda. Io che non sono giovane, e quindi ero un giovane nel 68, io ho captato, avendo fatto parte per un anno solo, ma importante, del gruppo di radicali, io avevo colto con tutti coloro che erano di sinistra, ma i radicali non erano tutti di sinistra, c'era tanto radicalismo che veniva, il liberale che veniva da Pannella in particolare, anche Mauro Melini per me è stato un punto di riferimento, diciamo, per le letture, per intendere qualcosa. E quindi avevo notato che tanti di sinistra erano entrati in magistratura per prenderla dal di dentro, lo posso dire tranquillamente, ma era banale, era ciascuno che aveva a che fare con i vari gruppetti politici poteva capire questo e mirare il cuore dello Stato, c'era chi entrava da dentro, chi entrava da fuori, questa barzelletta c'era, solo per intendere, ma c'è qualcosa che lo permette giuridicamente o è semplicemente che, e allora sarebbe per dire così, sarebbe un crimine, insomma, per la legge, cioè non c'è nessun modo giuridicamente di entrare nella questione, allora chiaramente è un clientelismo come qualsiasi clientelismo, cioè trattato come clientelismo, quindi non può funzionare, che poi funzioni in altro paio di maniche, ma se noi andiamo a fare il concorso e tu lo vinci perché nemmeno scrivi il tema, nemmeno fai niente perché ti hanno già dato il posto. Ma se io legalmente ti incrimino, arrivo ad avere degli elementi, sono io quello che ti ha passato il compito, che cacchio ne so. Non è che te la cavi sempre bene, perché cioè, è la differenza tra non aver commesso un crimine e trovarsi lì. Per cui se politicamente, se economicamente, se per qualsiasi ragione
qualcuno con tutt'altra mentalità della maggior parte di allora, ma questo capita dappertutto, nei giornali, nelle industrie, negli uffici. Cioè, io vado a studiare dal figlio di comunista, vado a fare giurisprudenza, può darsi che mi esce un magistrato di sinistra, per dire così. Però questo non è un crimine, cioè è la dialettica civile, cioè ben venga che ci sia riuscito, ma rimane aperta la questione, cioè non è che questo porta a che è un gruppo di questi che va a dominare tutto il Consiglio Superiore della Magistratura per anni, e se lo diceva 30 anni fa Mauro Mennini, partito dei magistrati, che recentemente qualcuno dei magistrati critici ha pure detto che questo partito è spaccato, cioè io parlo della fitna, no? La guerra araba interna. Il cannibalismo non è che risparmia i cannibali, no? Certo. Certo, C'è anche interno, c'è anche tra me e te, no? Si certo. parla, altri esempi storici, no? Saddam Hussein ha cercato di uccidere tutti i potenziali successori, anche in famiglia, no? Ha ucciso cugini, mi pare, eccetera. Ora, ti lascio questa bella questione. Cioè, No, allora, è un semplice clientelismo di sinistra che lascia tuttora la magistratura in mano a una parte della magistratura. Il magistrato Andrea Mirenda ha scritto, no, che il 90% dei magistrati non può, nemmeno se sono i migliori, come si presume nelle 200 pagine per scegliere i migliori che hanno fatto, può avere accesso alle cariche più importanti. Quindi, in teoria, c'è un 10% di cui una parte che si mantiene questa zona di alta influenza certo. magistrale in seno della magistratura. Allora, la via di accesso in Italia è il concorso pubblico, no? Cioè io accedo alla magistratura tramite un concorso pubblico. Chiaramente, ho letto qualche commentatore che diceva questo concorso non è dissimile da quello che si fa per andare a lavorare alle poste, okay? O per fare i postini. È più o meno lo stesso concetto. Chiaramente è un lavoro più interessante, un lavoro più retribuito, un lavoro più appetibile. Ok, io conosco moltissimi anche amici che sono diventati dei bravissimi magistrati, anche pubblici ministeri e che non sono politicizzati. E credo che il discorso sia un discorso clientelare. Cioè, di fronte a un grande numero di magistrati che non hanno un orientamento politico dichiarato, corrisponde un altro numero, sicuramente più basso, che ha invece uno sbilanciamento politico e che però riesce a fare partito. Questo forse è il famoso partito dei magistrati, no? Cioè riesce a fare lobby, riesce a fare lobby e riesce a accedere alle cariche più importanti anche all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, ad avere dei ruoli di prestigio. E quindi poi diventa una questione clientelare. Credo che sia una questione di numeri, così come le grandi società quotate in borsa non sono comandate da chi ha il 50% più uno in assemblea, ma basta avere il 10-15% perché gli altri non sono organizzati e non partecipano. Quindi chi ha una minoranza però qualificata riesce comunque ad avere la preminenza. Io credo che sia un discorso clientelare, perché poi conosco molte persone per esperienza mia personale che sono magistrati che non hanno mai fatto politica, mai, e mai la faranno,
Presumo che non faranno neanche una gran carriera, ma forse probabilmente a loro va anche bene così. Non credo che lì sia una questione di ingresso privilegiato per alcuni piuttosto che per altri. Credo che poi la differenza la faccia la tessera, ma non deve essere per forza la tessera del partito. Anche dell'associazione di categoria, cosa che invece, come dicevo prima, non avviene per gli avvocati, perché noi abbiamo tantissimi esponenti al governo, tantissimi esponenti al Parlamento, però siamo dei cani sciolti, non c'è un partito degli avvocati. E questo si vede, perché siamo una professione in profondissima crisi. E quindi è interessante la proposta del magistrato che ho citato di Andrea Mirenda di introdurre la rotazione, cioè trattiamo la cosa com'è nel modo più evidente, cioè una clientela, e mettiamo la rotazione delle cariche. Allora, è il nostro sistema, che poi il nostro sistema si basa sulla indipendenza della magistratura, no? Quindi la famosa tripartizione del potere legislativo, esecutivo, giudiziario, indipendente l'uno dall'altro, che si controllano a vicenda. Questa è l'ossatura della nostra Costituzione. Ma in altri stati non è così. Perché, per esempio, il pubblico ministero è un dipendente del Ministero degli Interni in altri stati. Da noi, invece, è un dipendente del Consiglio Superiore della Magistratura. Per questo è così importante appartenere al Consiglio Superiore della Magistratura, perché decidi la sorte dei tua e dei tuoi colleghi. Chiaro che poi lì ci sono delle componenti anche politiche, perché non tutti i membri del CSM sono eletti dai magistrati. Una parte è nominata politicamente, quindi dal Parlamento, e quindi non è una cosa solamente lobbistica, insomma, no? C'entra anche la politica. Per questo dico, è il connubio che poi può creare dei problemi. Ma parliamo per esempio degli Stati Uniti d'America: i pubblici ministeri vengono eletti. I pubblici ministeri in America vengono eletti, i procuratori generali dello Stato. Per cui se uno non si comporta bene o non piace, non viene eletto, semplicemente. C'è un metodo completamente diverso. Noi andiamo a. Quindi noi parliamo di una possibile riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, perché è un organo costituzionale previsto da noi. Ma teniamo presente che in altri stati questo organo non esiste. Bene, Riccardo, io ti ringrazio e Prego. se proseguiamo, scriviamo piccolo crepuscolo. Io ti ringrazio di aver accolto l'invito anche di discutere più avanti di questo piccolo e denso volume di Filippo Sgubbi che se n'è andato l'anno scorso ed è proprio no, il diritto penale totale. No? Il titolo solo ha provocato il mio interesse e quel che c'è dentro pure. Bene, grazie ancora Bene, a Riccardo per grazie a te, arrivederci. questo. Grazie.